bellissimo progetto che tiene unite le Marche, le ciclovie che attraversano lungo le valli che risalgono i fiumi tutti i corsi d'acqua marchigiani. Sono 500 km di ciclovie e noi ne abbiamo finanziate la metà, 250 km, grazie al fatto che nel frattempo in tante realtà a tratti già si erano realizzate queste opere, quindi è un lavoro di interconnessione tra tutto quello che è esistente e che poi vanno a confluire sulla grande ciclovia adriatica, quella che dal Veneto arriverà fino alla Puglia attraversando tutte le Marche, di cui siamo regione capofila, cioè siamo quelli che preparano i progetti per tutte le altre regioni. È un progetto sulla mobilità sostenibile straordinario, su scala territoriale vasta, è anche una grande infrastruttura per il turismo, stiamo puntando moltissimo come immagine di regione da visitare sulle due ruote. Abbiamo scelto Vincenzo Nibali, il più grande ciclista in competizione, ha vinto tutte le grandi classiche, insomma veramente un personaggio straordinario che diventa testimonial delle Marche, perché puntando attraverso questo cluster specifico che oltretutto è in grandissima crescita, lo facciamo accompagnato da investimenti come quello delle ciclovie, investimenti su la formazione per esempio delle guide turistiche in bicicletta, sugli alberghi che si riqualificano come bike hotel, diventano luoghi accoglienti per la bicicletta, sull'integrazione fra il treno, i mezzi pubblici e la bicicletta, con la possibilità di salire senza pagare, perché di solito si dovrebbe pagare il biglietto anche per la bicicletta, che invece è trasportata gratis, integra diverse modalità di trasporto sostenibile. È una forte spinta che vogliamo da questo punto di vista, perché poi la bicicletta racconta un territorio sano, vivibile, paesaggi di grandissima qualità, un rapporto diverso con l'ambiente. Una volta insomma, scoperte le Marche, poi le occasioni diventano mille, tutti i vari cluster turistici che rappresentiamo, dal mare alla montagna, i paesaggi, il buon cibo, l'arte, la cultura, insomma, la ricchezza della nostra regione emerge in pieno. Ecco perché ci crediamo molto a questi investimenti, siamo sicuri di fare un grande salto di qualità. Sul foglio sono 5 milioni e mezzo di euro, tutto il progetto sono oltre 50 milioni di euro, poi sulle ciclovie nazionali contiamo anche di poter raccogliere ulteriori fondi sulla programmazione nazionale, così come in futuro il nuovo settennato di fondi europei, che è tutto sulla via verde dello sviluppo, il Green Deal. È evidente che progetti come questi possono arrivare al loro compimento, cioè l'obiettivo è poterlo realizzare tutto. In fondo alle ciclovie magari un bike park come quello che è in progettazione nell'area del Montefeltro, 1,2 milioni con tutti i tipi di percorsi, da quello per i bambini, a quello per i disabili, a quello per gli spericolati del downhill, agli anelli che permettono di visitare il territorio. In questa ciclovia sono 5 milioni e mezzo, 18 km da realizzare, perché 15 sono già stati realizzati dagli enti lungo il tracciato, un percorso che dal mare porta fino a Uditore, insomma qualcosa di veramente straordinario, ma con l'obiettivo di arrivare a coprire tutto il territorio provinciale e regionale.